Ciao a tutti poracci, bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi andremo a fare un unboxing semplicemente epocale, perché oggi, 6 aprile 2020, è arrivato tra le mie mani niente po' di meno che la Deluxe Edition di Final Fantasy VII Remake. L'uscita ufficiale è prevista per il 10, ma Square Enix ha deciso di spedire le copie con anticipo per evitare dei ritardi a causa della situazione del Covid-19. Questa non è l'edizione più costosa in assoluto, ce n'è un'altra che si chiama First Class Edition da 300 euro, che oltre ai contenuti della Deluxe presenta anche una statuetta, una figure di Cloud sulla sua Harley Daytona. Però, sinceramente, il prezzo è molto elevato e vedendo le preview e soprattutto gli unboxing adesso che hanno confermato i miei sospetti, la figure non mi sembrava di una qualità che giustificasse il prezzo. Sono felicissimo di non averci speso così tanti soldi, soprattutto in un periodo così complicato, e andremo a vedere insieme invece quali sono i contenuti di questa Deluxe Edition, che comunque è abbastanza corposa, più della limited di Bayonetta per Switch. Quindi, bando alle ciance, anche perché voglio provare il gioco il prima possibile. Mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi per rimanere aggiornati sui miei prossimi contenuti. Iniziamo! Ed eccoci finalmente a questo attesissimo unboxing. Vi ricordo, questa qua è la Deluxe Edition, che è una via di mezzo tra la standard e invece la First Class, che è quella a 300 euro, che include anche, oltre a tutti questi contenuti, anche una action figure di Cloud sulla moto. La confezione è simile a quella di un gioco PlayStation 4, ma è molto più spessa, perché probabilmente contiene un po' più di ciccia, contiene un po' più di cose. Nello specifico, come riportato sul retro della confezione, abbiamo anche uno steelbook, l'artbook di 64 pagine, attenzione, con copertina rigida, quindi uno si aspetterebbe proprio un librone da altri tempi, e la mini colonna sonora su CD. Abbiamo poi un piccolo abstract sul gioco, roba abbastanza classica, e gli artwork presentano il protagonista, Cloud Strife, un'evocazione, che dovrebbe essere Ifrit, e la bellissima Tifa Lockhart, perché un po' di freschezza fa sempre bene in copertina. Procediamo allo spacchettamento. Allora, prima considerazione, da subito vi posso dire che già la copertina esterna, tolto il cellophane, è fighissima. Il logo, che è una reinterpretazione di quello originale, è in rilievo ed anche traslucido, sbrilluccicoso per usare un termine tecnico, e fa la sua porca figura. Questo è l'artwork originale di Yoshitaka Amano, figura storica di Squaresoft, che ci ha regalato alcuni tra i loghi più importanti della serie, dallo stile riconoscibilissimo, veramente un maestro del disegno giapponese. E la particolarità di questi artwork è che riuscivano a rappresentare l'intero gioco con una sola immagine, in questo caso è la meteora che è un po' il centro narrativo di tutto Final Fantasy VII. Andiamo a aprire la confezione per vedere cosa è contenuto all'interno di questa Deluxe Edition. Allora, come vi ho accennato, la grandezza della scatola è quella di un gioco PlayStation 4, però un po' più erto. Infatti, vediamo, il gioco occupa esattamente l'altezza di tutta la confezione. Abbiamo il titolo, Final Fantasy VII Remake, che riporta esattamente il retro della copertina della confezione esterna. Poi lo andremo a sbustare. Poi qui abbiamo l'incredibile artbook da 64 pagine, un po' piccolino, diciamo, un libricino mini. Ed è tutto in inglese. Poi andremo a vedere, comunque l'arte di Final Fantasy VII è interessantissima, e vedremo anche come è stato riadattato questo grande capolavoro al giorno d'oggi. Libricino un po', forse non è che striminzito, però insomma, più che un artbook sembra proprio un mini diario, un libricino messo là tanto per. Comunque fa la sua porca figura, anche se piccolina. Le dimensioni comunque non contano, l'importante è come lo si usa. E questo è la steelbook, o lo steelbook, come preferite. Abbiamo dietro il logo di Final Fantasy VII Remake, davanti Sephiroth con una Midgar in fiamme, che ricordiamo Midgar sarà l'ambientazione di questo primo capitolo, e lo spazio per ben due dischi. È rimasta dentro poi, in avanzo, la mini colonna sonora, la mini soundtrack, che racchiude una selection dei brani della colonna sonora. È un po', diciamo,
lascia un po' il tempo che trova, anche perché ormai queste cose si possono ascoltare tranquillamente in digitale senza problemi. Classica confezione streaming sita, niente, niente, niente di che. Contenuto finisce qua, se non che ci sono anche dei DLC in materia di invocazione, il solito contenuto aggiuntivo, cioè tutto quello che ci si aspetta, ma niente di sorprendente. Comunque, per il costo di 90 euro, se si è collezionisti e soprattutto se non si ha il coraggio di spenderne 300 per la First Class Edition, e credetemi, se vi andate a vedere com'è fatta la statue di Cloud, non vale assolutamente la pena. Forse neanche questa vale 90, però in questo caso secondo me si tratta veramente di una scelta di cuore più che di testa. Chi è appassionato in un modo o nell'altro deve omaggiare un capolavoro del genere. Abbiamo ben due dischi di gioco, uno è un data disk e uno è un play disk, quindi ci sarà una corposa installazione probabilmente da affrontare, e dentro abbiamo parecchi libricini. Oh, finalmente qualcosa di classico. Andiamo a vedere cosa sono. È pubblicità per quello che possiamo trovare all'interno dello store di Square Enix. E poi non ve li posso far vedere, ma qui ci sono i download dei contenuti aggiuntivi del gioco, che sono un po' il contentino digitale per quella che è altrimenti un'edizione un po' striminzita. Piccolo dettaglio che aggiungo in un secondo momento, però secondo me valeva la pena farlo notare. È molto figo che la cover del gioco, la cover standard, in realtà vada a riprendere quella che era la cover della versione americana di Final Fantasy VII. Tra l'altro, una delle immagini più iconiche, questa key visual, che è diventata proprio parte dell'immaginario di Final Fantasy VII. Tra l'altro, se non siete fan di questa versione della cover, niente paura, perché la copertina in realtà si può rigirare e sul retro presenta un artwork molto più standard, molto più classico e allineato a quella che era la versione europea, anche se su sfondo nero piuttosto che bianco. Insomma, è un bonus molto gradito, anche se penso sia disponibile anche sulle edizioni normali del gioco, ed è interessante vedere come sono riusciti ad omaggiare entrambe le versioni, sia occidentale americana che PAL europea e giapponese, inserendo tutte e due le cover. Quindi, giudizio finale, promossa o non promossa, 90 euro non sono pochissimi, l'offerta è standard, forse anche un po' striminzita, ma se siete dei fan delle steelbook e soprattutto dei grandi fan di Final Fantasy VII, questo qua è un acquisto che ci può stare assolutamente. Già diverso per me il discorso sulla First Class Edition che, ripeto, a 300 euro secondo me non vale assolutamente la pena. Questa, ragazzi, era l'unboxing della Deluxe Edition di Final Fantasy VII Remake. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa edizione, ma soprattutto se anche voi state aspettando con tantissimo hype l'arrivo di questo remake, che per me è proprio un momento storico. Ragazzi, lo stavo aspettando da decenni, si può dire, ma soprattutto da quando è stato annunciato nel 2015, che io non dormo più la notte, non vedevo l'ora di stringerlo tra le mani, e finalmente il momento è arrivato. Io sono il Poro Michele da Midgar, mi sa che ci vediamo fra qualche giorno. Ciao!